Ehi, ciao a tutti ragazzi, no? In concomitanza con quello che abbiamo parlato ieri sera, no? Pochi soldi, poche cose, no? Stavo parlando ora con un signore, no? Che lavora per Kablog, va bene? Ora, inizialmente io pensavo che era autista, va bene? Pensavo che era autista di Kablog, invece è trazionista per Kablog, trazionista rumeno, vabbè, c'è il suo trattore, non so quanto è, no? E siccome che io in passato ho voluto intervistare camionisti di Kablog, no? Ho voluto parlare con loro. Sai, ci pagano poco. Io dal 2008 che lavoro lì, in realtà l'ho già feci questo video qui, poi non lo caricai. L'ho già feci questo video di Kablog qui, poi non lo caricai mai, no? E visto che lavora per Kablog, guarda, mi sono trovato con dei tuoi colleghi di Kablog che mi hanno detto che non è che navigate nel loro, non è che vi pagano chissà che cosa, no? In realtà si parlava di 2,5, 2,6, 2,7 al massimo, eh? Ecco, cioè, cos'è che Kablog è del nord Italia, quindi dovrei pagare qualcosa in più, dovrei pagare, no? A livello di soldi, di stipendio. Dovreste rientrare qualcosa di più, visto che si presume che il nord Italia paga di più, visto che i costi sono più alti della vita nel nord Italia, no? E a chi mi dice lui, sì, ascolta, ma così è perché tanti di loro, sono gente, diciamo così, che lavorano tranquilli, eh? Gente che se ti scaricano in ribalta, per ti dire, no? E nessuno ti dice nulla, ti resti lì in ribalta a dormire, te, la maggior parte dei camionisti si mettono a dormire, quando si buttano in ribalta, no? Si mettono a dormire. Bene, però loro sanno che sono scaricati, non è che dicono nulla, stanno seduti lì a dormire in ribalta e il tempo passa, e le ore di guida passano, e il tempo di impegno passano. E poi è gente che vuole lavorare anche questa qui, è gente che vuole lavorare massimo 13 ore al giorno, eh? Questa qui ormai la sento sempre più spesso, io ve lo posso giurare, garantire, questa cosa qui delle 13 ore ormai la sento sempre più spesso da tante parti, gente che si è rotta il cazzo di fare 15 ore di lavoro. Va bene? Gente che si rotta le palle ti fa 15 ore di lavoro, ne fa massimo 13, va bene? Perché giustamente se fai 13 ore poi ne fai 11 di pausa, capito? Lavori di meno, ti riposi di più, va bene? Quindi la sto sentendo sempre più questa storia qua. Poi comunque sia, sì, è gente che non ha tanto a voglia di lavorare, gente che dorme nel camion, gente come si chiama, siccome che se non hai una casa, no? Se non hai dove tornare, non serbi, lituani, rumeni anche a volte, no? Se non hai una casa dove dormi nel camion, ti riposi nel camion, no? Basta, ne frega. Meno lavoro, più riposo. Questa è la verità. Per questo mi stava raccontando questo signore qui. Sì, è vero, il capro paga di meno, ma è anche vero che i camionisti non hanno voglia di lavorare. La maggior parte è così, non hanno voglia di lavorare. Perché se tu vai a vedere, si fermano ogni 2 per 3 con il camion. Non detto per te sono le terminali di servizio. Ogni 2 per 3 vuoi non fa, capito? Per le sue sei, quindi non è poi magari Kablog che paga di meno, no? Poi magari Kablog pagherebbe anche alla stregua degli altri, no? Se vai a vedere, no? Però è gente che non dice tutta la verità, vedi, te ti incontri con loro nei parcheggi, loro ti raccontano cazzate, te ci credi, perché giustamente ci credono, perché io giustamente quando faccio un'intervista a una persona e loro mi dicono che guadagnano un certo tot, no? Allora io paragono loro come camionisti a me, camionista che mi sbuccio il culo dalla mattina alla sera, perché io so di sbucciarmi il culo, di ammazzarmi di lavoro, va bene? Io quando uno che fa la linea mi dice a me o guadagno tot, io considero che quella persona lì fa minimo 10-11 mila chilometri al mese come me, che io ne facevo anche 12 e mezzo. Avete presente i miei vecchi video dove parlavo della vostra paga, dei chilometri fatti, eccetera eccetera, no? E io quindi metto loro e penso, minchia, questa qui è gente da 12-13 mila chilometri al mese come me, va bene? Io tendo a crederli in automatico che sono persone che lavorano a pari mio, e invece non è vero. Invece è gente che fa magari 8.000 chilometri al mese, 7.000, 8.500, 9.000, ma non arrivano mai a 13.000-12.000 chilometri come facevo io quando facevo Roma, quando facevo Cagliari, Bari, queste zone qui, va bene? Quindi, vedi, anche lì parli con le persone raccontano quello che cazzo le pare a loro, eh? Lavorati a dia, fa cosa, ce n'è pochi di persone oneste, purtroppo in questi settori qua, visto che non è regolamentato da nessuna
da nessun organo vigente. Qui l'unica persona, che l'unica istituzione che regola è la polizia, è la stradale, che ti regola solo con verbali e basta, però non c'è un organo vigente per quanto riguarda stipendi, chilometri, viaggi, costi, prezzi di gasolio, di autostrada, del prezzo medio dei viaggi, capito? C'è, ormai il mercato è libero, ormai il mercato è libero e ognuno fa di testa sua ormai. Ognuno col mercato libero offre quello che può offrire, va bene, al miglior offerente. E chi trova i camionisti, li trovano i migliori offerenti, li trovano. Pesanti, chiggiato, gente che c'ha camion nuovi, macchine nuove, stipendi alti, va bene, sono loro che dettano le regole ormai. Va bene, domanda e offerta. Questo è il nostro, diciamo così, il nostro settore, perché tante volte sento parlare camionisti e categoria qui, categoria là, ma non c'è una categoria qua, non avete capito che non c'è una categoria, non c'è un settore, va bene? Cioè c'è un settore ma non c'è una categoria, perché se tu dovessi essere una categoria dovresti essere rappresentato da dei sindacati, non siamo rappresentati da nessun sindacato, per quello che mi riguarda non ho mai visto un sindacato né qua a Lucca né da nessuna parte, non ho mai sentito parlare, capito? Io non ho mai sentito parlare di sindacati e di autotrasporto, va bene? Io ho visto solo qualche reel su TikTok, qualche reel su Instagram, va bene, di Albo Autotrasporto e basta, fine, che poi sono, cioè, hanno 3.000 iscritti, cioè, non si caga nemmeno un cazzo, non si caga quella gente lì, va bene, si fanno i reel fra di loro, c'ho più iscritti io che di loro, va bene. Quindi non c'è un vero e proprio, che quando mi dicono, ma voi avete rovinato la categoria, no? Tipo, io, oggi poi mi hanno condiviso un video, no? A presa di culo su fili dell'asfalto, perché l'intervista che avevo fatto a Emanuele il Veneto, no? L'hanno condiviso a prenderci per il culo, perché Emanuele giustamente diceva, oh, io non ho voglia di cambiare ruote, gomme, io voglio la macchina fresca che funziona tutto, se si rompe qualcosa per la via vaffanculo, che venga chiamano l'assicurazione, venga i carattrezzo a riparare il meccanico per la via, vaffanculo, che cazzo mi fate di imparare a questi cose qua, ben giustamente, no? E qualcuno ha condiviso il mio video sui fili dell'asfalto, quel video là, va bene, l'ha preso dal mio profilo e l'ha condiviso come l'ha presa di culo, che poi non ho visto i commenti, vabbè, che non avevo tempo, solo visto che aveva postato, va bene. E sicuramente in quel video lì comparirà sempre la dicitura, la dicitura voi siete la rovina della categoria. Ormai questa qui è una malattia. Gente che non sa argomentare, che non sa parlare, che non sa niente di niente, che però vorrebbe un po' di visibilità, va bene? Vorrebbe un po' di visibilità, non ce l'ha, perché vabbè, non si caga nemmeno sua madre. Io con Emanuele insieme abbiamo più di 200.000 iscritti, va bene? Quindi vogliono un po' di visibilità, però io quando vengo a loro a fare le interviste, vuoi parlare, vuoi di qualcosa, ti metto sul mio canale di YouTube, hai qualche esperienza, hai qualche video, no, ma io non voglio parlare. Però dopo, capito? Non vogliono parlare, però dopo vogliono sputanare i giovani, vogliono, capito? È tutto. E siamo arrivati fin qui a cosa? Perché poi senti sempre queste cose qua, no? Sotto i miei video, sotto alcuni dei miei video che poi le persone odiano, o capito, questi pezzi di merda qua che hate, no? Che non hanno anche commentare, scrivono questa dicitura, la rovina della categoria. Fra, non c'è una rovina della categoria, qui non c'è una categoria. Non c'è una categoria di nulla, qui ognuno è per sé, avete ancora capito il quadro? Noi non siamo come le multinazionali, quelle dove ci sono 300, 400, 500 operai in una fabbrica che si vedono a protestare, no, non ci abbiamo nulla, noi siamo tutti divisi, come le pecore siamo divisi, va bene? Come la mappa di Torino, che sembra una scacchiera, capito? Se vai a vedere Torino è come una scacchiera, sta così a quadratini Torino, uguale, siamo divisi anche noi. Momento di che la categoria, non c'è più una categoria da 20 anni qui, forse se c'è mai stata, va bene, non c'è una categoria, diciamolo pure così. C'è qualcuno che ci prova a far sentire la voce, ma nessuno è virale qua, nessuno. Poi anche se fosse virale, anche se uno avesse il potere di iscritto come lo aveva Alberto Talman, va bene, che poi ne abbiamo già fatto ieri sera di Alberto, va bene, è difficile far sentire anche lì, però l'idea di fondo è che non c'è un garantista di questa categoria, di questo settore d'autotrasporto, vabbè, ognuno è per sé, ognuno è per conto suo, pesanti è per conto suo, chiggiati è per conto suo, Napoli Trans per conto suo, Torello per conto suo, sono tutti per conto loro, ragazzi, non c'è qualcuno, se una volta ogni tanto li senti dire ma abbiamo preso l'accordo con i sindacati per la trasferta X, per dei putanati, per 2-3 euro di trasferta, per cazzate così, ma per cose serie, capito?
Che poi ti fanno firmare dei fogli, anche i sindacati qua, no? Ti fanno firmare dei fogli che ti danno 2-3 euro in più di trasferta, no? Quando capita alle grosse aziende, intendo io, non a quelle piccole come dove lavoro io. Danno 2-3 euro in più a trasferta, 5 euro in più a trasferta, però dopo ti dicono: oh, se fai il danno al camion paghi te, o se fai quello paghi te, se prendi il verbale paghi te, capito? Quindi non c'è una vera e propria categoria, ragazzi, mettiamo di prendere per il culo. Ormai le abbiamo viste e sentite tutti a questo punto qui, vabbè. Le abbiamo viste camionisti che sparano cazzate, che non hanno voglia di lavorare perché sono tutti coglioni anche loro, va bene. Però d'altronde io le interviste le devo fare, ognuno dice la sua. Capite voi, ognuno poi decide a chi cosa credere. Io tendenzialmente tendo a credere a tutti, vi dico la verità, io tendo a credere a tutti, ma è tutto vero, tutta una bugia, tutto no. È tutto un'illusione così. Felice di chiudere la frontiera, non è così che combatterete la mala. Date i consigli di quello che dobbiamo fare, voglio vederti vivere come me e dopo parlare. Sono di tutto per approfittare, approfitta e morsi di decineare. Anche se i detenuti li mandate indietro, crescerà la rabbia per le strade, questo è certo. E quando il figlio crescerà e gli chiederà: perché ti comporti così, papà? Schmeckere, sinemente rasta, rasta e rasta.